pietre, fumogeni, tafferugli, cariche della polizia in tenuta antisommossa. Sono le immagini amatoriali degli scontri in Val di Susa tra i manifestanti NoTav e le forze dell'ordine. Circa 300 persone che manifestavano contro l'alta velocità hanno circondato l'area del cantiere di Coldimosso per bloccare i lavori e la tensione con la polizia è arrivata a presidiare l'area è salita alle stelle. Tra i manifestanti feriti una donna e un ragazzo le cui condizioni preoccupano, trasportato all'ospedale di Susa per un ematoma cerebrale post-traumatico, è stato poi trasferito in prognosi riservata alle Molinette di Torino, feriti anche due poliziotti.